Rieccoci insieme col bianco e rosso TB Sport con Max Tangora. Durante la pausa pubblicitaria, Christian mi ha fatto notare che le dichiarazioni rese dal prefetto di Avellino sono state rilasciate a Controradio, gli amici di Controradio che salutiamo, francamente non lo sapevo, mi scuso, cito la fonte. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, c'è un amico in linea, pronto? Pronto? Ciao, ciao Enzo, Ciao, ciao, ciao. un saluto a Tangorla. Ciao, ciao, ciao buongiorno. Vito da Parigi. Senti, Ciao Vito. quello che ha detto il tifoso dei seguaci non sono tanto d'accordo, perché restando fuori mancherà il loro supporto a incitare il Bari. Quindi loro devono entrare, se no faremo un altro ulteriore Non favore so, agli non avvenimenti. solo questo, non solo questo. 1.000 tifosi del Bari, non nello stadio, ma fuori, creano un problema di ordine pubblico nettamente superiore ad una situazione nella quale i tifosi vengono incanalati in un impianto sportivo. Quindi avevo un non so che, francamente, un non so che di provocatorio anche quel messaggio, cioè restiamo fuori, perché restare fuori è vali a gestire poi Sì, 1.000 tifosi fuori dallo stadio Partenio, e diventa un potrebbe po' difficile. anche interpretarsi come una minaccia. Noi siamo fuori se non risolvete il problema. Una sfida, perché vabbè, vedremo, vedremo. Certo è che nel calcio moderno che dovrebbe muovere, non fare una differenza per 200 in più, insomma, io credo che come dire, uno sforzo si poteva fare dal punto di vista Ma più che sforzo, organizzativo. credo ci voglia buon senso in questi casi. 200 in più cosa ti cambia la vita? 200 in più? Non credo, francamente, però dai. E si tiene anche un po', voglio dire, si tengono, si mantengono i rapporti con le società nel miglior modo possibile. Inoltre, ecco, per ordine pubblico comunque questi tifosi andranno controllati, non si possono lasciare fuori Non esiste, fuori così non liberi. esiste, non esiste. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao, sono Mariano da Corato. Ciao Ciao Mariano, Enzo. ciao caro, ciao, L'altro ciao. giorno ho chiamato, non c'eri, ti ho mandato i saluti. Eccomi, Tu ciao. sai che noi ti seguiamo sempre dalla cucina, Grazie, grazie. dalla trattoria. Grazie. Senti, Enzo, infatti martedì sera poi noi abbiamo volutamente chiuso la trattoria scrivendo fuori chiusa per la Bari. Vabbè, mi Perché siamo tutti sembra. allo stadio finalmente, perché noi portiamo veramente con entusiasmo, perché è quello che volevo dire io. Infatti l'altro giorno quando ho chiamato ho fatto un paragone con un po' la tifoseria dell'Atletico Bilbao. Io vorrei riportare un discorso, proprio perché vedo questo entusiasmo per le trasferte, per lo stadio, perché non iniziare a riparlare del discorso dell'azionariato popolare? Affiancando la società, visto che capitali esteri così non ce ne sono. Io te lo dico perché ho parlato con degli amici di Brescia e a Brescia stanno facendo questa cosa. Hanno un 50% che vogliono investire con l'azionariato popolare, i tifosi, e l'altro 50% rimarrebbe alla società che, Tu sai che diciamo, sfondi una padrona. porta aperta quando parli di questo. Lo Forse so, però noi abbiamo iniziato a fare posso questo dirti una discorso cosa, forse sono tempo fa. stato il primo a Bari a dire il nostro modello dovrebbe essere l'Atletico Bilbao, per il Bravo, senso di bravo, appartenenza perché che noi abbiamo ai nostri colori e e alla nostra infatti città. Esatto, abbiamo gli stessi colori anche sociali. grazie. Potremmo fare anche un'amichevole all'anno in estate, creare lo Vabbè. spirito proprio della stessa Però mentalità andiamo al dei San Mamés, sì, giocatori. al San Mamés, allo stadio dell'Atletico Bilbao, dai, anche perché Magari. è battibile Perché adesso prima l'Atletico giocare con Bilbao, dei infatti. giocatori nati tutti nel meridione del mondo e fare un Certo. marchio chiamato a Sud du Monde. È vero, è vero. Un tempo c'era il Bari di Catuzzi che era già un piccolo Atletico Bilbao, eh. Vabbè, grazie per il tuo intervento, ma anche un po' il vostro, perché non dimentichiamo che a un certo punto un Bari sull'orlo del baratro venne rilanciato da Nel 93, Massimo 93. Tangorra, Emiliano Bigica. Lorenzo Amoruso. Lorenzo Amoruso, insomma, i baresi hanno sempre fatto molto per il Bari, no? Anche Eh oggi, beh, sì. insomma. Come si dovrebbe fare con i giovani? Bisognerebbe avere coraggio e dargli l'opportunità, solo così possono ripagare la fiducia o comunque le qualità che dimostrano di avere. Togli una curiosità, perché io non li ho visti mai giocare, ma tu probabilmente li hai un po' intercettati, perché hai avuto una breve esperienza lo scorso anno col settore giovanile del Bari, ma tu hai visto mai giocare Vogliacco? De Santis, questi ragazzi, perché il Bari ha questi ragazzi che sono baresi, ma che praticamente noi non avremo mai il piacere
vedere con la maglia biancorossa, perché Vogliacco credo sia finito alla Juventus, giusto? Sì, De Santis al Milan. Già da 3 anni, credo. Sono dei giocatori... Sì. Sono forti? Sì. Questa è la mia domanda. L'interrogativo è appunto come mai sono transitati da Bari e sono arrivati a queste squadre, in queste squadre. Questo è, però chiaramente facevano parte della gestione matarrese, quindi evidentemente non c'era poi tutto questo controllo negli ultimi anni della gestione matarrese da parte di chi doveva. Sono forti comunque, mi dici, i giocatori sì, di prospettiva sono... questi? Anche se Vogliacco poi era rientrato quest'anno, mi pare, ed è stato... Vogliacco è rientrato al Bari. Soprattutto De Santis. De Santis è stato capitano l'anno scorso con la squadra allievi del Milan, i nazionali. In primavera quest'anno, nonostante comunque il primo anno da... che lui credo sia 99. Sì, è un nazionale anche, giusto? Sì, sì. È nel giro delle nazionali, quindi... È un ragazzo molto promettente con una grossa personalità. Diciamo che ne sentiremo parlare. C'è un amico in linea, pronto? Sono Mimmo, finalmente. Sono 2 mesi che chiamo e non riesco mai a prendere la linea. 2 mesi? Ma hai avuto una pazienza incredibile. Io mi sarei scocciato a telefonare inutilmente al TV Sport. Lo so, grazie, però grazie. Quando uno è tifoso del Bari... Grazie, grazie. Aspetta pure 6 mesi. Va bene, ok. Sì, volevo dire 2 cose. La prima cosa, a partita la danno a Sky? Sì, sì, alle 18 a Sky, sì, la danno. Non so se è un canale Sky Calcio o Sky Sport, non lo so, però Sky Calcio credo, però la danno sicuramente, sì. Si gioca alle 18, ricordiamo. Poi la seconda, Manilà come sta? Sapevo che si era infortunato. Chi questo? Manilà. Minala forse? Minala. Minala, no, ma Minala sì, sta andando in panchina. Sapevo credo che era infortunato. No, non sta benissimo, ma è arruolabile, insomma, credo. Credo che sia... Era in panchina contro il... No, è in panchina contro il Modena. Non sta benissimo perché si porta dietro dei problemi anche di qualche tempo fa. Però non sta... Era in panchina contro il Catania, quindi evidentemente è disponibile. Allora, è il momento di ascoltare Davide Nicola. Sentiamo cosa ha detto poco fa in conferenza stampa. Più che un compleanno ho chiesto di un regalo per noi, nel senso sappiamo benissimo la partita che ci attende e vogliamo fare bene, perché vogliamo rendere interessante questo campionato. Tutto qua, quindi vogliamo fare bene. Sono assolutamente d'accordo con te. Molto difficile dal punto di vista dell'ambiente, di ciò che sono i trascorsi che poi personalmente magari non mi riguardavano prima, però inevitabilmente portano degli strascichi, e quindi da questo punto di vista sappiamo che ci aspetta un ambiente sotto tutti i punti di vista, perché anche dal punto di vista atmosferico non sarà sicuramente una bellissima giornata di sole. È un Avellino in linea con quello che è principalmente una squadra di un campionato di Serie B, molto aggressivi, molto fisici, sono in grado di portare una pressione sempre, quasi sempre al limite, quindi sono sicuramente una squadra maschia, una squadra che ha la capacità di metterti in difficoltà, perché sono anche abili nella cattura delle seconde palle. È una squadra in linea con quello che è la Serie B, insomma, né più né meno. Mi auguro, perché poi la chiave sta lì, che ci sia sempre la praticità nel capire che noi non sapremo quante occasioni riesce a fare in una partita, perché dipende anche dall'avversario, oltre che da noi. E in quelle poche o tante che accadono, la prima occasione per me è sempre molto importante, invece c'è sempre un approccio particolare, no? Dove si pensa, vabbè, magari ce ne saranno delle altre. In realtà bisogna essere estremamente pratici, pragmatici, e sapere che partite dove hai anche poche occasioni, le grandi squadre, quelle che diventano grandi squadre, riescono a portarle a casa.